Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, hey, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo in un nuovo video qua sul canale. Oggi voglio aprire una nuova serie che si chiamerà L'Angolo Nerd di Irene. Che cosa faremo in questa serie? In questa serie parleremo principalmente di film, serie tv e videogiochi. Quindi parlerò di tutto ciò che concerne la mia vita. Non so quanti episodi usciranno di questa serie, ma sarà una serie che uscirà quando avrò qualcosa di nuovo da raccontarvi. Per esempio, oggi parlerò delle 5 serie tv che secondo me dovete assolutamente vedere se ancora non le avete viste. È difficilissimo fare una top delle 5 serie da vedere assolutamente, perché ragazzi ne sto seguendo così tante che addirittura sto usando un'applicazione esterna per segnarmele, per vedere quali episodi ho visto e quali invece no. Non raggrupperò le serie per anno di uscita o per categoria o roba del genere, semplicemente vi dirò quali sono le serie e vi dirò una piccola trama appunto della serie, in modo che poi potete decidere se vederla, iniziarla e provare a vedere se vi piace oppure no. La prima serie che ovviamente vi consiglio, e chi mi conosce da un po' di tempo saprà che la mia serie preferita, è Breaking Bad, ragazzi. Qual è la trama di Breaking Bad? Se non lo conoscete, la trama è esattamente questa. Walter White è un professore di chimica di Albuquerque che vive con la moglie Skyler, incinta della loro secondogenita, e il figlio Walter Jr. Alla soglia dei 50 anni Walter conduce una vita che non gli soddisfa abbastanza. E tra l'altro deve anche sopportare il suo titolare, i suoi amici e i suoi familiari, e soprattutto suo cognato Hank, che è un agente della DEA, che spesso mette a confronto la sua vita avventurosa con quella di Walter, che è totalmente priva di soddisfazioni. A Walter viene poi diagnosticato un cancro ai polmoni e i suoi problemi sembrano aumentare precipitosamente. Ma proprio durante questo periodo incontra un suo vecchio alunno, Jesse Pinkman, che è diventato uno spacciatore di poco conto. E decide così insieme a lui di iniziare a cucinare cristalli di metanfetamina per diventare poi un boss della droga. Questa era, ragazzi, la trama di Breaking Bad. Ovviamente non sto qui a dirvi come finisce, come continua, eccetera, perché lo dovete scoprire voi, altrimenti non c'è gusto. E ragazzi, vi posso dire solo che è stata la prima serie che ho visto, tra virgolette, seriamente, insomma, da Netflix, e della serie che mi porto ancora con me nel cuore, anche perché poi ho visto anche lo spin-off di Better Call Saul, che sto continuando a seguire, e El Camino, che è il film conclusivo di tutta la storia. Al secondo posto nella nostra classifica di serie TV da vedere assolutamente c'è The Walking Dead, che in realtà è ancora in continuo, infatti stiamo alla 10ª stagione e devono uscire gli episodi finali. Sto seguendo The Walking Dead da quest'estate e in realtà mi sta piacendo moltissimo. Come avete potuto capire dal nome, parla di morti viventi, quindi di zombie, e secondo me è una serie molto molto carina che va avanti dal 2010. Ci sono degli episodi che magari sono un po' più noiosi e altri che invece sono talmente tanto affascinanti che ti tengono attaccato allo schermo per tutto il tempo. Ovviamente 10 stagioni con tantissimi episodi a stagione di 50 minuti ciascuno, so che sono magari un po' difficili da seguire, ma se siete degli appassionati di serie TV o se siete semplicemente degli psicopatici come me che non avete niente da fare dalla mattina alla sera, questa potrebbe essere la serie che fa al caso vostro. Ma siamo alla trama di questa serie. Rick Grimes è un vice sceriffo della Georgia che viene ferito in servizio durante uno scontro a fuoco. Al suo risveglio in ospedale si rende tuttavia conto che il virus, che sembra essere stato messo sotto controllo poco prima del suo incidente, ha preso piede risvegliando i morti, che si tramutano in zombie che attaccano i vivi. Riuscito ad uscire dalla città e riunitosi alla sua famiglia ed altri superstiti, Rick guiderà il suo gruppo alla ricerca di un luogo sicuro, scoprendo presto che la minaccia maggiore non sono le diaboliche creature, ma gli esseri umani rimasti, guidati unicamente dall'istinto di sopravvivenza. Comunque questa serie, ragazzi, è piena di colpi di scena, è una serie di zombie, ma c'è anche un'altra storia dietro e quindi vi consiglio di seguirla se ancora non l'avete vista. Life is gone.
La terza serie che voglio consigliarvi è La Casa di Carta. Tra l'altro, oggi che è uscito questo video è anche uscita la terza stagione su Netflix, quindi qual modo migliore per iniziarla? Praticamente la storia della Casa di Carta si basa su diverse rapine che sono state pianificate per filo e per segno, senza lasciare nulla al caso. Il pianificatore di queste rapine è Alvaro Morte, in arte il professore, e probabilmente lo conoscerete tutti quanti. Ha recitato in diversi film, tra cui anche nella telenovela Il Segreto, che sicuramente le vostre nonne hanno visto. E ragazzi, fidatevi che ci sono dei colpi di scena incredibili in questa serie e soprattutto vi appassionerà il modo in cui comunque è stata strutturata e tutta la storia dietro al professore. La quarta serie TV che voglio consigliarvi da vedere è Riverdale, e ragazzi, se non conoscete Riverdale non siete nessuno, fatevelo dire, perché Riverdale la devono guardare tutti quanti, secondo me. Se siete stati appassionati di Scooby-Doo da piccoli, probabilmente questa è la serie più adatta che fa al caso vostro. La serie si basa su una serie, ok, scusate il gioco di parole, di misteri da risolvere alla Scooby-Doo proprio. Infatti questi misteri sono il filo conduttore della serie, ma attorno ovviamente a questi misteri da risolvere si sviluppano una serie di altre storie, come ad esempio amicizie che nascono, amori che nascono, persone che se ne vanno, persone che tornano, persone che si inseriscono nella storia e tutto il resto. È una serie che vi lascia con il fiato sospeso dal primo all'ultimo episodio e ci sono colpi di scena numerosi, tra cui il più bello secondo me che ho visto finora è quello della quarta stagione. Tra l'altro su Netflix ci sono solo le prime 3 stagioni in lingua italiana, la quarta stagione invece ancora non è uscita, anche perché non è neanche conclusa. Infatti io la sto seguendo da un sito in inglese con i sottotitoli. La quinta e ultima serie che voglio consigliarvi per questo video è Elite. Per il momento di questa serie ci sono 3 stagioni, ma la quarta è in arrivo nel 2021, quindi stiamo tutti aspettando con ansia che esca, anche se la terza stagione è uscita praticamente da pochissimo su Netflix, ma ovviamente già l'abbiamo divorata totalmente. Ma qual è la trama di questa serie? La serie comincia seguendo la vita di 3 giovani di umili origini, Samuel, Nadia e Christian, che hanno ricevuto una borsa di studio per frequentare la Sensinas, un prestigioso liceo privato di Madrid. L'arrivo dei 3 non sarà però facile, perché gli studenti privilegiati della scuola non renderanno loro semplice la vita. Tra umiliazione e bullismo si verifica poi l'omicidio di una delle ragazze della scuola, ed è da questo assassinio che la narrazione ha inizio. Questo non era uno spoiler, infatti la storia inizia proprio così, da questo assassinio. Chi è stato assassinato ovviamente non ve lo dirò, perché altrimenti questo sarebbe uno spoiler, però ragazzi, fidatevi che anche qui ci sono numerosi colpi di scena e tutta la storia che si va poi a creare intorno a questo omicidio è una storia che secondo me vi terrà incollati allo schermo. So che ho detto vi terrà incollati allo schermo per praticamente tutte le serie, ma non a caso ho scelto queste 5 come prime 5 serie da consigliarvi, perché sono quelle che mi sono piaciute di più e quelle che ho finito in tempo record, praticamente in una settimana le ho divorate, anche se magari non proprio The Walking Dead, perché quelle 10 stagioni diciamo che ci ho messo un pochino in più. Però ragazzi, fidatevi che se non le avete viste vi perdete qualcosa di incredibile. Se invece le avete già viste, fatemi sapere che cosa ne pensate ovviamente qua sotto nei commenti, e se avete altre serie da consigliarmi che non ho citato in questo video, o se magari state seguendo qualcosa in particolare. Io ho davvero altre tantissime serie da iniziare, ma sto aspettando di finire almeno un paio di quelle che ho in calendario, insomma che già sto seguendo, per iniziarne delle altre, perché altrimenti ragazzi si fa davvero un casino. Niente, mi sa che comunque questo video è stato il video adatto per questa quarantena, almeno i prossimi giorni sapete come passarli, sempre che non le abbiate già viste, anche perché sono comunque delle serie TV molto famose che ho scelto di citarvi in questo video, ma nonostante ciò ci sono ancora persone che non le conoscono e che secondo me dovrebbero farlo. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto, e noi ci vediamo prossimamente martedì alle 16 con un prossimo video. Bella!